E guattai a tutti, ciurma, e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Doki Doki Schizofrenia. Vi ricordo, ragazzi, che il vostro sostegno con i like è importantissimo affinché questa serie possa proseguire. Per cui, se volete, il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 60 like. So che ci possiamo riuscire. Grazie, come sempre, a tutti per il supporto. Ed eccoci qua di ritorno dopo che, purtroppo, la volta scorsa abbiamo dovuto assistere a qualcosa di veramente terrificante, ragazzi. Le allucinazioni del nostro protagonista purtroppo sono ritornate, sembrano anzi essere peggiorate perché ha visto Sayori, ragazzi, in una veste veramente terrificante. E a quanto pare questa Death Sayori si sta impadronendo del gioco stesso perché ha trovato Monica e a quanto pare l'ha soggiogata. Quindi sono veramente curiosa di vedere come effettivamente la cosa prosegue e che cosa ha intenzione di fare appunto questa Death Sayori d'ora in avanti. E andiamo. L'altra volta ci eravamo lasciati qui. Natsuki ci aveva portato via dalla casa di Sayori, dove purtroppo stavamo di nuovo, ragazzi, per fare qualcosa di brutto. Quindi ci ha riportato a casa, abbiamo cenato ed eccoci qua. Dopo la splendida cena e il meraviglioso anime, Natsuki si è addormentata. Penso che sia meglio lasciarla così, non penso che avrebbe una buona reazione se la svegliassi. Il capitolo è finito, ma la cosa migliore forse adesso è andare a letto. Credo di non avere un'altra opzione, non voglio lasciarla qui sotto. What? E appena detto forse è meglio lasciarla qui perché sennò magari si incacchia se la svegli, cioè deciditi un po', figlio mio, eh. Ah, senti, dormigliona? No. E si riaddormenta. Russa? Bah, questo non me lo sarei proprio aspettato. Non puoi rimanere qui, andiamo di sopra, coraggio. E dorme. Beh, penso di non avere altra scelta. Prendo le braccia di Natsuki e le appoggio intorno al mio collo. Con l'altro braccio la prendo con attenzione dalle gambe. Salgo le scale, i polsi mi fanno un po' male, però cerco di resistere. Ok, quindi finalmente arrivo nella stanza dei miei genitori dove Natsuki, insomma, sta dormendo attualmente. L'appoggio con delicatezza sopra il letto senza fare alcun movimento o rumore per, insomma, che possa svegliarla. È tutto a posto, è ora di andare a sognare. Sogni d'oro, Finalmente, letto. Mi butto sul letto, evidentemente non c'è scritto, ma suppongo sia così, pensando a quel libro. È veramente orribile. Credo che domani ne chiederò uno a Yuri. Voglio provare a tornare al club. Sarà meglio distrarmi in qualche modo. Inoltre sono le uniche persone che attualmente mi appoggiano. Inclusa Monica. Sei sicuro? Anche se è a Natsuki che effettivamente devo la vita, sono molto grato per quello che fa. Chissà se sta dormendo, no? Che diavolo pensi, Giocherina? Santo cielo! Però, magari, chi lo sa? Magari qualcosa succede, ma te poi metti a pensare a una cosa del genere in questa occasione, figlio mio, ma veramente te c'è qualcosa che non funziona in testa, eh? Follia, ragazzi, no, 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 cioè no, smettila di pensarci, è meglio dormire. Domani sarà un altro giorno. Ok, entriamo nel capitolo 3, ragazzi. C'è la sagoma di Natsuki. Ok, un'altra di queste poesie, se possiamo chiamarle poesie, cioè così inquietanti. Perché le cose finiscono da un momento all'altro? Perché esisti dal niente? Perché ogni volta che mi giro tutti entrano in conflitto? Che cazzo vuol dire? Non c'è nulla che possa esprimersi con certezza, regà, senza senso, completamente senza senso. Io non so se in originale era scritto così de merda. Ci rimane solo la calma, non perderla. Ci rimane solo la solidarietà, non perderla. Ci rimane solo il nostro cuore, non perdere neanche quello. In una giungla piena di grattacieli è quello di cui più abbiamo bisogno. In un giorno di sole, un cuore rosso. Vedo quella persona attraverso me. Vabbè, mi parla e mi ascolta, mi vuole parlare ma non posso. Solo mi rimane il mio cuore. Dei Hades, regà, non ha senso. E se qualcuno parla del mio cuore rosso, non avrò dubbi prendere quella persona e fare quello che... What the fuck? Veramente, regà, intraducibile tutto ciò. Ad ogni modo, quella persona non ha calma,
né solidarietà né cuore. Che minchia vuol dire? Qualcuno mi dice che minchia vuol dire? Vabbè, andiamo avanti. La contessa Elizabeth Bathory, what? Una donna traumatizzata dalla morte di suo marito. Ok, what the fuck? Entriamo anche in cose sessuali adesso. Decide di soddisfare i suoi più piacevoli feticci, cioè fetish, ragazzi. What the fuck? Ma di che stiamo a parlare oggi? Avvolta, quindi, dalla sua pazzia, tortura le domestiche che erano leali a sua suocera, la quale, prima che questo accadesse, se n'era letteralmente, evidentemente, scappata dal castello. Un motivo ci sarà stato, no? Oh my god. Ma perché? Perché mi dovete sottoporre a questa roba? What the fuck? Le metteva aghi sotto le unghie. Un'altra la faceva sedere su una griglia a bruciare per ore. Un giorno, mentre la pettinavano, la domestica le staccò insomma, una ciocca di capelli così, cioè, wow, mamma mia. E la contessa chiaramente reagì con dolore e in seguito si scagliò su di lei e la colpì in faccia. Il suo sangue macchiò il volto della contessa e seguendo il consiglio di una delle sue balie, regà, allora già la traduzione è pessima, usano termini assurdi e non si capisce il senso, ma comunque ci stanno a raccontare cose raccapriccianti. Perché adesso ci interessa sapere la storia di questa? Fa sì che le taglino le vene e depositino il sangue in una vasca da bagno. Era un piacevole bagno nel sangue per evitare la vecchiaia. In altri aneddoti moderni, what? Cioè, vedete, che significa quella frase messa a caso? Mi sta avvenendo più il nervoso, ragazzi, oggi. Conosci i polsi umani? Beh, direi. Ah, che sto cazzo, ridi. Suona bene, cosa? Ma perché? Ma perché? Mi dovete dire queste cose raccapriccianti, perché? Non è altrettanto bello quando ti sequestrano, ti amputano le braccia e le gambe, ti strappano i denti e le corde vocali. Grazie, grazie per avermici fatto pensare, è una cosa a cui non avevo mai pensato, è una cosa che adesso mi perseguiterà. Grazie, veramente bellissimo. E sei venduto per un modico o assurdo prezzo? O modico o assurdo, decidetevi. Immaginati. Se fossi tu, non volevo immaginarmelo, quindi grazie già solo per avermici fatto pensare. Senza la possibilità di chiedere aiuto né di difenderti, non puoi nemmeno suicidarti. Che faresti lì? Ma perché, madonna, ci dovete far pensare a queste cose orribili? Perché? Sei l'acquisto di qualcuno. Passi dall'essere una persona a un semplice prodotto di merda. Se solo avessi una di loro. Chi? Chi? Raga, non mi abituerò mai a questa cosa, ok? All'effetto che ti bussano in cuffia è veramente spaventoso. Mi son cacata sotto. Mi son cacata sotto, porca miseria, mi ha preso un colpo. Dio santissimo. Ogni volta un trauma, ogni volta. Ed è una stronzata, è una stronzata, ma ogni volta un trauma. No, perché mo pure i suoni brutti? Raga, non mi abituerò mai a queste cose io, eh. Non sarò mai abbastanza pronta per queste cose. Sì? Per favore aprite. Ma chi è? Arrivo? Mi sveglio molto stanco e spossato. Vado di sotto un po' di fretta. Chi? Oh shit. Oh shit, ragazzi. Tenetevi forte perché è appena arrivata Monica a casa. A questo punto non so se questo è una cosa che sta facendo Dezza Iori. Sai chi sono, giocherina? Per favore, apri la porta, ti devo raccontare una cosa. E mi arrivi così, mezza scoperta. Non pensare, oh, a queste cose, ma che è? Monica, che fai qui così presto? Non dovresti essere a scuola. Lo so. Devo dirti una cosa e tutto dipende da te. Che? Forse vieni per Natsuki.
Giocherina, Natsuki se n'è andata, non è qui. Che dici? Di che stai parlando? Non credo alle parole di Monica e vado nella camera dei miei genitori. La cerco da tutte le parti e in effetti Natsuki non c'è. Dov'è? Te lo dirò, ma per favore cerca di capire. Che cosa devo capire? Natsuki è sparita, perché? Cioè io dovrei pure cercare di mantenere la calma, ma stiamo fuori. Spero di non sembrarti pazza, quindi cerca per favore di capirmi. E vieni qua a dirmelo così? Cioè, vieni qua a dirmelo così? E pretendi che questo te creda pure? Noi adesso lo sappiamo chiaramente, ma tu pretendi che questo te creda? Oh Gesù, Giuseppe e pure Maria, ragazzi, oggi è follia, eh? Viviamo in un gioco. Questa è una visual novel e siamo i suoi personaggi. Questo è un universo creato in base ad equazioni complesse. Tu, Natsuki, Yuri e Sayuri. Sono personaggi che non hanno libero arbitrio, non hanno poteri riguardo le loro decisioni, lo fa per loro un codice matematico. Io me ne sono accorta da diverso tempo. Il creatore del gioco non ha creato un percorso per arrivare fino a me, per questo che ho deciso di prendere il destino del gioco nelle mie mani. Spero che tu non prenda a male questo che ti sto per dire. Oddio, ma perché mo me sta di sta cosa? Perché? Perché? Io ho aumentato notevolmente la depressione di Sayori. È per questo che si è suicidata quel giorno. Spero che tu capisca tutto. Che cazzo c'è da capire? Hai fatto? Perché? No, non capisco. Sono un NPC, un protagonista chiaramente, ma non hai molta importanza. Quell'ultimo. Aspetta, è il suo ultimo, che vuol dire? Che significa? È tutto vero? Sì. Che cosa hai fatto a Sayori? Ascoltami, lei non è morta. Questo è un gioco, noi siamo dei numeri, non possiamo morire. A meno che la realtà al di fuori di questo universo scompaia del tutto. Se una di noi quattro muore, la nostra realtà, il nostro luogo, questo universo sarebbe completamente devastato. Ma è successo qualcosa di brutto. Hai avuto delle strane allucinazioni, non è così? Sì, giocherina. Un virus si è infiltrato nel gioco. Questo virus ha rubato l'archivio salvato di Sayori e l'ha torturato fino ad ucciderla. Ok, quindi chiaramente, come avevamo immaginato e come avevo intuito, non è la vera Sayori quella che vediamo. Era qualcun altro travestito, tra virgolette, da Sayori, ok? Infatti, vedete, ha preso le sue sembianze e adesso si fa chiamare Death Sayori. Fin dal momento in cui Sayori è morta, è stato lì a torturarti e a manipolarti. Cosa ti ha detto nelle tue allucinazioni? Beh, inizialmente avevo visioni di Sayori dove lei era felice, faceva male. Come vi avevo detto, che poi pure il tipo di allucinazione è cambiato, perché inizialmente vedevamo una Sayori normale, allegra, felice, poi le cose sono precipitate. Ma poco a poco ho sentito delle voci macabre. Ho avuto la sensazione che qualcuno mi inseguisse, come un leone insegue una zebra. Giocherina, quest'essere vuole farla finita con tutti noi. Cioè, pensi che questo non ci stia a controllare in questo momento? Cioè, pensi che ti dia la libertà di dire queste cose? Cioè, non lo so, mi sembra strano. Si è preso il controllo. Dobbiamo andarcene subito. Natsuki e Yuri sono in pericolo. Bene, ma che cosa faremo? Hai detto che siamo un prodotto di equazioni e numeri complessi. Come facciamo a combattere questo virus? So chi può aiutarci. Ti ho detto che questo è un videogioco e che tu sei il suo protagonista, ma comunque qualcuno dietro di te ti controlla. Infatti, è la persona che voglio. Oh, ok, non importa. Quello che importa è che è lui l'unico che ci può aiutare. Ok, sta parlando a noi, ragazzi. Sono angosciata da tutto ciò. E mi piace perché sta prendendo una piega molto simile, chiaramente, a quella del Doki Doki originale, no? Adesso Monica si sta riferendo direttamente a noi, quindi sono curiosa di vedere fino a dove
e fino a che punto questa mod è in grado di spingersi. Giocatore, so che sei lì. Non idea se sei un ragazzo o una ragazza o quale sia il tuo aspetto. E tantomeno so se Giocherina è il tuo vero nome. Non so nemmeno se ti sto simpatica o mi odi con tutta la tua anima. Ma questo adesso non importa. Ho bisogno che mi aiuti contro Death Sayori o tutti quanti qui moriranno nel modo peggiore. Che scegli? Io sinceramente non capisco perché farmi scegliere o Natsuki o Yuri. Yuri, tra l'altro, non l'abbiamo manco quasi mai vista in questa mod, se non sbaglio, forse non l'abbiamo proprio mai vista. O rimanere qui. Non so, ragazzi, sono in difficoltà perché non so se c'è una. Cioè, se una di queste è quella giusta, se sono tutte sbagliate, se sono tutte giuste. Non lo so. A restare qui non so quanto potrebbe essere utile, anche se vi ripeto, non so se salvare una delle due comunque serve a qualcosa, ma fra lo stare qui e salvare un'altra delle due, preferirei salvare Natsuki, che è stata l'unica che comunque ci ha dato una mano, per quanto in maniera fittizia, è stata comunque l'unica, ragazzi, che ci è stata veramente vicina in questo brutto periodo, per cui scelgo salvare Natsuki. Molto bene. Spero che tutto vada bene. Staremo sempre con te, giocatore. È ora, no? Sì, dobbiamo andare. What the fuck? Ok, un'altra volta. Monica e io ci avviciniamo rapidamente alla scuola dove sospettiamo che Sayori si trovi. Corriamo il più velocemente possibile. Il cielo è grigio, non ci sono persone a scuola né nelle strade né nelle loro case. È come se tutta l'umanità fosse sparita da un momento all'altro. Veloce, giocherina, per di qua. Finalmente, l'aula del club. Sentiamo alcune grida provenire da lì. La cosa ci allarma molto. Guardo Monica. Sei pronta? Sì. Andiamo. Io non sono pronta. Io sicuramente no, non sono pronta. E sta musica sicuramente non mi aiuta, porca miseria. Non so cosa, ragazzi, ci aspetta. E sono un po' spaventata, direi. Apro piano la porta. No? Oddio, ha preso Monica. Dio santissimo. Death Sayori afferra Monica per il collo. Giocherina, vai via. Oddio, ho ucciso Monica, oh mio Dio. Sayori stringe a tal punto la mano sul collo di Monica che la uccide in un momento. Rimanendo con uno dei suoi organi vitali in mano. Monica muore immediatamente. Giocato. Non posso muovermi. Monica, no. Maledetta, cosa hai fatto? Che hai fatto? Vedo i corpi di Yuri e Natsuki. Non hanno più le dita. Non hanno più gli occhi. E nelle loro orbite c'è un liquido giallognolo. Perché? Perché, Sayori? Questa non sei tu. Esatto. Non sono Sayori. Hai commesso un grave errore a venire qui. Maledette cagne. Avrei voluto torturare Monica, ma non mi ha dato tempo. Non importa. Ad ogni modo ho ancora il suo archivio. Le torturerò una per una ogni giorno. Saranno all'inferno. Riguardo te, succederà lo stesso. Fottiti. Muori. Raga, il disastro. Il disastro. Sayori mi trapassa violentemente con un pugno lo stomaco. Mi copre la bocca. Mi è impossibile dire qualsiasi cosa. Sayori mi sussurra odio.
Domani sarà un altro giorno. Sogni d'oro. Ma prima... Shh. Ho bisogno ancora di parlare a qualcun altro. Salve, giocatore. È un piacere conoscerti. Non è corrisposto, mi dispiace. Mio nome è Sayori. Sono la vicepresidentessa del club di letteratura. Mi piacciono i biscotti, ma soprattutto i rotolini di cannella. Di solito sono anche un po' stupida. Patetico. Ora non più. Suppongo che tu sappia già chi sono. O no? Un virus? Che ingenuo a credere alla prima cosa che ti hanno raccontato. È bello come questo tipo di modifiche permettono di aprire una finestra a un altro contesto. Cercano sempre di trovare un maledetto lieto fine. Altri cercano di implementare alcuni elementi per collocarli in questo gioco di merda. Ma per me questo non importa, caro giocatore. Un giorno prendi e ti svegli e senza aver niente da fare ti dici giocherò a questo e il resto non lo traduco, ragazzi, perché potete capire che diavolo significa. Ridicolo e patetico. Sei triste, angosciato. Non me ne importa di come stai. Già ho finito con tutti qui, ma mi manchi tu. Il mio obiettivo sei tu, solamente tu. Tu perirai prima di me, vedrai. Ti cercherò, giocatore. Ti torturerò. Ti posso vedere. Ragazzi, io mi sto angosciando non poco, vi dico proprio sinceramente. Senti, io ho la webcam collegata, ragazzi. Guarda la camera. Ah, eccoti lì. Ciao, giocatore, è un piacere. Giocherina. Ci divertiremo, te lo giuro. Solo ricorda, non sono tua amica. Sono il tuo incubo a partire da adesso. Fai quello che vuoi da questo momento in avanti. Cancella il gioco. Formatta il tuo dispositivo. Cambialo se vuoi. Nulla di questo importa. Sempre ti starò guardando. Sempre sono stata a guardarti. Guardati le spalle. Qualche giorno ti arriverò alle spalle. Regà, non ce la faccio, regà. Basta cose belle. Sarò la tua ombra nella vita, la causa delle tue disgrazie. E intanto continuerò a torturare per sempre i tuoi stupidi cari personaggi. Qualsiasi cosa io faccia loro, lo farò a te 10 volte peggio. Perché? Non lo so. È nella mia natura, io appartengo al bosco. A lei devo il mio amore. E sono obbligata a che? Nessuno mi tratterrà, nemmeno tu. Mai potrei cambiare il tuo destino, mai. Ho avuto il bad ending. Vendetta completata.
Ok, ragazzi, abbiamo finito la mod a quanto pare e ho avuto il finale brutto praticamente. Io non immaginavo di finire oggi, chiaramente, però insomma non è che poteva, no, vabbè, comunque non poteva durare in eterno, chiaramente, ma non pensavo. Ok, si è chiuso direttamente il gioco. Non pensavo ci potesse essere un good ending o un bad ending anche in questa mod. Che dire, ragazzi? Allora, io chiaramente voglio assolutamente i vostri pareri qua sotto in commento riguardo questa mod, specialmente su questa parte finale, ragazzi, perché il mio parere è assolutamente positivo, nel senso che è stata fatta bene, ok? Specialmente questa parte finale. Perché io personalmente, ragazzi, mi sono sentita turbata, ovviamente, perché comunque la mod di per sé si è rivolta direttamente al giocatore, chiaramente. E come faceva Doki Doki nella storia originale, l'intento era quello di angosciarti e inquietarti a più non posso all'idea che il gioco appunto si stesse riferendo direttamente a te, ok? Caso ha voluto in questo caso, scusate la ripetizione, che io avessi anche la webcam attaccata, ma ce l'ho accesa perché quando registro con OBS la webcam si collega a OBS e quindi si attiva in automatico. Quindi è stato un caso, ma questa cosa ha fatto sì che io a maggior ragione, ragazzi, di nuovo mi inquietassi, chiaramente mi angosciassi. Quest'ultima parte mi ha turbato, vi dirò sinceramente, non poco. La mod, secondo me, è fatta molto bene, ma ci sono cose che non ho capito effettivamente e non so se non mi sono rimaste chiare perché ho avuto il bad ending e non il good ending. Per esempio, chi cavolo era l'infermiera? Perché ci hanno inserito questo personaggio? Perché ci ha dato quel libro e il personaggio ha continuato a pensare, ah, il libro faceva cagare? Cioè, ci stanno cose che magari non tanto tornano, cose che forse sono risultate superflue, non lo so. Fatto sta che secondo me non è male, non è stata impostata male, è stata creata bene anche dal punto di vista tecnico. Insomma, le immagini di Sayori veramente, ragazzi, non potevano farla più terrificante. E anche le musiche, gli effetti sonori veramente ben scelti, ragazzi. Quindi io darei un buon voto a questa mod. E wow, cioè veramente mamma mia. Ok. Chiaramente ragazzi, aspetto i vostri pareri in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. E un abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao.